Si rientra in studio, ma che meraviglia, quando rientro in studio qua e penso che questo albero è stato messo da Antonello Risati, il nostro direttore artistico, mi riempio di gioia. Facciamo un applauso alla direzione artistica di Antonello Risati perché veramente ha creato un bellissimo studio con la neve, insomma, veramente bellissimo. E la nostra post-produzione, con Pomeriggio con noi, dedicato ovviamente al Natale. Allora, noi restiamo sempre sul tema Natale, ma prendiamo un argomento che è altrettanto delicato, perché molto spesso ormai, diciamo, per la maggior parte si fanno acquisti online da poter regalare poi ovviamente successivamente a parenti, amici, fidanzati, fidanzate e chi più ne ha più ne metta. Ma attenzione, attenzione cari telespettatori, perché ovviamente da tempo c'è un nemico di nome algoritmo che fa sì che i prezzi da una parte all'altra siano sballati e questo algoritmo porta ad alzare i prezzi anche della nostra vita, dei voli per rientrare a casa, in particolare verso le isole Sicilia e Sardegna. Ne parliamo con due ospiti, abbiamo William Nonnis eccezionalmente il venerdì su richiesta. William, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon E Paolo Di Falco, buon pomeriggio Paolo. pomeriggio. Ovviamente entrambi buona festa dell'Immacolata. Allora, entriamo con un servizio attraverso le parole della polizia, attenzione ovviamente alle truffe, classico messaggio informativo e poi entriamo nel vivo dell'argomento. Con l'approssimarsi delle festività è iniziata la corsa allo shopping natalizio. La Polizia Postale ha ritenuto pertanto estremamente utile scendere in campo per consentire a tutti quanti di fare degli acquisti in sicurezza. E questo nasce anche dalla considerazione del grande aumento che c'è stato quest'anno, l'anno della pandemia, delle truffe online. È stata creata proprio una brochure, una piccola guida consultabile sul nostro portale Commissariato DPS Online, dove sono raccolte tutta una serie di consigli molto molto semplici però molto efficaci. Innanzitutto noi consigliamo di fare acquisti su siti noti, conosciuti, di grandi catene, oppure anche su siti in ogni caso che siano identificabili. Considerate che un sito deve essere come un negozio e quindi ci devono essere tutte le indicazioni delle mail, telefoni, della via, della città, eccetera. Un sito che non ha indicazioni vuol dire che non vuole essere riconosciuto e quindi che forse ha qualcosa da nascondere. Poi ancora insistiamo molto sulle modalità di pagamento. Sicuramente non consigliamo mai di usare la propria carta di credito, quella collegata col conto corrente bancario dove ci sono tutti i nostri risparmi, ma piuttosto di utilizzare una carta di credito ricaricabile dove lasciare una somma limitata, una somma che destiniamo appunto soltanto agli acquisti. Ovviamente, se gli acquisti vengono fatti da un privato è ancora meglio pagare in contrassegno. Poi ancora bisogna fare massima attenzione a non essere vittime di phishing o smishing, quindi fate particolare attenzione a tutte quelle email che arrivano in questi giorni, molte mail che consigliano di aprire allegati oppure link, perché ci potrebbero essere degli abili truffatori che cercano di rubare i vostri dati personali, le credenziali bancarie, password, eccetera, per fare chiaramente degli atti illeciti. Accanto a questi troverete tutta una serie di altri consigli, quindi consultate le nostre guide e auguro a tutti buona navigazione nel mare di internet, però con l'attenzione e consapevolezza necessaria a non rimanere impigliati nella rete. Allora, ci sono tantissimi elementi che dobbiamo analizzare insieme. Partiamo dal primo, quello proprio legato all'argomento di oggi, l'algoritmo che alza i prezzi. William, quanto ci dobbiamo preoccupare e quanto dobbiamo stare attenti quando si fanno i regali di Natale online? Allora, come dicevo, il vostro servizio bisogna stare attenti principalmente al sito dove si, diciamo, naviga, quindi l'esposizione dei dati principali, partita IVA, luogo, contatti, eccetera, eccetera, ma soprattutto in alto dove sta scritto l'indirizzo del sito www. Che ne so, amazon.it, dovete guardare se c'è un cosiddetto lucchettino sulla sinistra che identifica che cosa? Che quel sito è riconosciuto come sicuro, ma allo stesso tempo identifica una cosa fondamentale, che si possono effettuare le transazioni con la propria carta di credito
o bancomat che sia, in totale sicurezza. Questo è l'aspetto fondamentale, perché altrimenti si rischia di accedere a un sito che non ha quel famoso lucchettino e di conseguenza c'è il rischio che qualcuno prelevi i dati della nostra carta di credito. E questo, insomma, è un tema enorme che coinvolge anche le varie attività che vengono fatte per carpire i soldi, poi ci arriveremo. Che poi Paolo, ovviamente questo rientra un po' nel sistema anche del controllo legato all'antitrust, alle attività di vigilanza dell'economia. E qua ovviamente c'è anche un tema politico. È vero che la politica ormai entra in tutto, però sicuramente in questo argomento ce n'è ancora di più, forse. Sì, sicuramente, anche perché appunto citavi tu, no? L'antitrust, no? Comunque dei controlli che vengono effettuati, anzi per aumentare le sicurezze nel momento in cui facciamo degli acquisti, comunque la tematica politica c'è. Da un lato, per esempio, è tematica politica anche l'informazione che viene fatta, abbiamo visto poco prima, no? In questo servizio della polizia, ovvero cercare di informare i consumatori prima che acquistino, prima che effettuino degli acquisti online, dei possibili rischi che sono sempre dietro l'angolo, conoscendo comunque la realtà digitale e dall'altra parte conoscendo anche le persone che ne fanno utilizzo, no? Da noi giovani fino appunto a gente un po' avanti con gli anni, che quindi è bene che sia messa in guardia anche da campagne governative di questo tipo. Per quanto riguarda il secondo elemento che abbiamo ascoltato nelle parole delle forze dell'ordine, la carta ricaricabile nella quale mettere soldi per evitare per l'appunto spiacevoli sorprese. È un metodo sicuro questo, William, oppure ci sono rischi anche in questo caso? Allora, i rischi ci sono assolutamente sì, però è un metodo sicuro perché fondamentalmente se io devo acquistare qualsiasi prodotto o servizio, ricarico quella carta dell'importo del costo del servizio. Quindi di conseguenza cosa succede? Che eventualmente ci fosse una clonazione, un furto di dati della carta prepagata, sicuramente vanno a prelevare solo quell'importo che io ho caricato. E questo è un rischio, diciamo che è minore, nel senso che solitamente le carte di credito più clonate non sono quelle prepagate, ma quelle che hanno dei fondi abbastanza continui, diciamo, sostanzialmente. Quindi la carta di credito è consigliabile al mille per mille, la carta di credito prepagata, scusatemi, è consigliabile al mille per mille per l'utilizzo di acquisti online. Oppure, tra l'altro, abbiamo anche la possibilità di utilizzare anche un account PayPal, dello stesso che comunque rende, tra virgolette, sicura la transazione. Come? Nel momento in cui acquisto un prodotto e quel prodotto lo ricevo poi a casa, io, tra virgolette, pago una spesa un po' di più, come si suol dire, ho un'assicurazione sulla transazione che se il prodotto che ho acquistato non mi arriva, automaticamente l'assicurazione mi rimborsa nell'importo che sono andato a consumare, scusami. E questo ovviamente è importante dal punto di vista della gestione dei conti, anche perché Paolo in questo momento bisogna fare i conti in tasca, è un periodo complicato, è un caro Natale, ma non nel senso di letterina di Natale, è proprio un Natale costoso sotto tutti gli aspetti, no? È forse uno dei Natali più costosi per gli italiani. Sicuramente andiamo un po' in linea, no, col trend degli ultimi anni, perché anche quest'anno appunto c'è stato un aumento dei prezzi di diversi appunto beni primari, ma anche dall'altra parte comunque un aumento che risente della situazione internazionale. E ricordiamo che ancora ci sono due conflitti che sono molto vicini a noi, anche se ormai ne parliamo meno, no? Da una parte c'è il conflitto russo-ucraino che ancora sta lì, è ancora aperto, dall'altra parte appunto invece c'è il conflitto israelo-palestinese ripreso da poco dopo la tregua siglata con Hamas, quindi anche qui è una situazione abbastanza complicata che sicuramente non è attribuibile al 100% solamente appunto al governo nazionale, agli sforzi del governo nazionale, ma a una congiuntura un po' internazionale che in termini appunto anche di spirale inflazionistica si sta un po' abbattendo su quello che è il continente europeo, anche qui in linea con quello che è successo negli ultimi 2 anni a questa parte. Poi andiamo con il terzo elemento, prima di cambiare argomento e parlare di algoritmo per i voli e ovviamente il cosiddetto caro voli, le attività di phishing. Ecco, una cosa che io ci tengo a dire di cuore a voi che ci state ascoltando in questo momento è di fare molta attenzione perché può capitare che ci siano delle mail, dei messaggi attraverso sistemi di messaggistica istantaneo o per appunto attraverso mail che abbiano la perfetta replica
per l'appunto dei grandi siti online, dei grandi servizi online, che vanno a richiamare proprio nome, dicitura e talvolta addirittura anche il dominio esatto. Ecco, può capitare, William, può capitare, magari una persona distratta si ritrova un sito di una grande, un grande servizio di vendita online, clicca, e come si fa a capire però quando è così dettagliato, quando non è quel servizio proprio che ti sta cercando? Allora, sostanzialmente quando ci arrivano questi messaggi, come hai citato tu, attraverso sistemi di messaggistica istantanea, ormai anche attraverso WhatsApp, che sono evoluti sì, tantissimo da questo punto di vista, quindi cosa succede? Guardare bene la dicitura di quel dominio. Molte volte, faccio un esempio di testate giornalistica, Repubblica, molte volte ha due A finali, ma l'essere umano non ci butta all'occhio perché magari è colpito dall'attenzione del titolo della notizia o del titolo del prodotto in questo caso, quindi guardare per bene il dominio. Seconda cosa, se ci arriva un'email, come dicevi tu, attraverso il phishing, guardare l'indirizzo email, il cosiddetto mittente, se realmente ha l'estensione del dominio, per esempio chiocciola cusano.it oppure cusano.it, come si suol dire. Quindi guardare bene queste cose, ma come tu citavi, il phishing, nonostante ormai siano forse una decina d'anni che è abbastanza consolidato, ancora ad oggi è lo strumento dove si ricevono più truffe nella quotidianità. Sai perché? Perché è come se fosse una questione di normalità, arriva la mail alla nostra casella di posta, troviamo per l'appunto scritto un nome di cui ci fidiamo, che vediamo spesso, e vediamo anche la struttura della mail, che è perfetta. Magari tu hai ordinato un pacco due giorni prima, per Natale, e inevitabilmente ci clicchi, magari pensi sia un'offerta, poi una persona, ovviamente, io dico poi, bisogna stare attenti, non è che poi quando vi dicono inserisci nuovamente i dati, là dovete reinserirli, serve anche un po' di attenzione, no William, almeno questo? Assolutamente sì, serve molta attenzione, anche perché ricordiamoci sempre che gli acquisti online, nel momento in cui vengono effettuati anche con una carta prepagata, come diceva il vostro servizio all'inizio, quella carta prepagata che finisce in questo circuito di phishing, di truffe che siano, non utilizzata più perché ormai ha preso, diciamo, la clonazione dei corrispettivi dati, e di conseguenza le cifre che voi andate a ricaricare saranno automaticamente scalate. Solitamente queste cifre viaggiano, per esempio, nelle carte di credito prepagate con un massimo di 24,99 a transazione. Questo perché, superati i 25 euro, il sistema praticamente manda un SMS al titolare della carta. Quindi cosa succede? È un servizio che bisogna stare molto attenti. Cioè, fino a 24,99 non ti accorgi neanche che ti vengono prelevati. È paradossale, però è così. Quindi bisogna stare molto attenti e di conseguenza, come dicevi tu, un'altra casistica molto importante è che uno magari naviga, ha visto quel prodotto, lo blocca tra virgolette nel sito, e a distanza di 1, 2, 3 ore, massimo un giorno, arriva l'offerta e tu ingenuamente, perché comunque sei interessato a livello psicologico, ti piace quant'altro il prodotto, allora ci clicchi e dici ah caspita, questo me lo danno a invece di 150, metto subito i dati della carta di credito, e lì ecco che si perde tutto il controllo. E qua purtroppo finisce veramente poi ad entrare nel meccanismo delle truffe. Paolo, vengo da te per commentare insieme a te la stessa cosa, con le dinamiche che ovviamente conosciamo, anche perché a livello nazionale è un fenomeno purtroppo sempre più frequente. Sì, ma difatti non solo attraverso mail, ma ultimamente anche attraverso app di messaggistica, ma addirittura messaggi personali, no? Magari sarà capitato, l'ultima truffa era quella relativa alle poste, no? Il messaggino col conto corrente bloccato e poi da lì reinserire i dati. Diciamo che è un fenomeno abbastanza diffuso ormai, non solo in Italia ovviamente, ma in qualsiasi paese dove appunto sia arrivata insieme alla globalizzazione il suo carico, insieme alla sicurezza internet, diciamo, il suo carico di insicurezza, no? È un po' anche questo, no? L'altro lato della digitalizzazione, appunto, nel momento in cui si naviga e non si fa attenzione, perché bisogna sempre comunque navigare in maniera consapevole, farlo appunto su
gli siti che sappiamo per certo sono sicuri, anche appunto attraverso gli accorgimenti che si diceva anche prima, si dicevano prima, e bisogna appunto fare un po' di attenzione in più. È la stessa cosa, un po' tornando un po' a quello anche che il nostro settore, le fake news, no? Certo. È un po' lo stesso sistema, lo citava prima appunto, si citava prima il caso di Repubblica, ma sono tantissime le testate che vengono duplicate e con notizie un po' a chiappa like, a chiappa click, che poi anche lì riportano ad altro, rimandano a pubblicità e altro. Quindi bisogna navigare, ma farlo in maniera consapevole, come utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo, ma sempre con la consapevolezza, che è una cosa abbastanza importante. Proprio per questo anche qui c'è il ruolo un po' della scuola, no? Fin da bambini, adesso grazie a uno sviluppo maggiore, no? Di materie come appunto tecnologia o altro, informatica, si inizia ad avere un approccio molto più giusto e più consapevole, non solo alla navigazione in generale su internet, ma anche a quello che è il mondo dei social. Il tema che adesso invece apriamo è sempre legato a questo algoritmo, ma ovviamente avrei tante domande, purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione, però vi introduco col servizio, perché non coinvolgiamo soltanto i regali di Natale, ma la gente dovrà pur tornare a casa e molti con degli aerei che costano tanto e con biglietti che costano ancora di più, probabilmente, forse a casa non torneranno. Prego, servizio. Finisce nel mirino dell'antitrust l'algoritmo che fa lievitare i prezzi dei biglietti aerei. A essere sotto tiro è quel sistema di calcolo che fa aumentare la tariffa di un volo in base all'aumento della domanda. Un caso che riguarda soprattutto i collegamenti con le isole Sicilia e Sardegna, caratterizzate da particolari esigenze di mobilità. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha attivato i poteri previsti dal cosiddetto decreto asset, approvato dal Parlamento a inizio ottobre, e ha avviato una indagine conoscitiva spiegando che con la ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri a partire dall'anno 2022 sono stati rilevati da soggetti istituzionali e non livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda sulle rotte di collegamento fra la penisola e la Sicilia e la Sardegna. La mossa dell'authority arriva in un momento clou in vista del picco della domanda per le festività natalizie e raccoglie il plauso generale dopo che a Natale dello scorso anno le tariffe per Sicilia e Sardegna raggiunsero prezzi davvero esorbitanti. E non che sia purtroppo cambiato tanto. Allora, io non capisco, sarà che sono limitato mentalmente sotto questo punto di vista, però mi domando e dico, chiedo a voi per l'appunto, affidare il prezzo di un volo a un algoritmo, cioè se più c'è richiesta, più quel prezzo sale. Ma io mi domando e dico, no, nel momento in cui è Natale e giustamente l'Italia, che è un paese di fuori sede, vuole tornare a casa perché giustamente ha tutto il diritto di stare a casa con la propria famiglia per godersi le feste di Natale, perché mai io devo affidare a un sistema non intelligente che va in automatico come un algoritmo il prezzo di un biglietto di un aereo che va a toccare cifre come 500-600 euro solo andata perché c'è tanta richiesta? Ma è normale che ci sia tanta richiesta, la gente vuole tornare a casa, vuole stare con la propria famiglia, ma non si può lasciare che l'algoritmo decida il prezzo in base alla richiesta. E allora se una persona vuole tornare a casa non ci può tornare, perché questi prezzi con una vita del genere ci portano a fare una fatica enorme. Io ho una grande fortuna e me ne rendo conto ogni giorno di più, che io il mio nucleo familiare l'ho tutto concentrato nella mia città. Ma se avessi avuto il mio nucleo familiare in Sicilia o in Sardegna, in questo caso, io Natale non l'avrei potuto passare con la mia famiglia. Insomma, William, io vengo da te perché spieghiamo un po' questo algoritmo per i voli, che combina, come funziona e perché c'è. Scusate, però mi sembra assurdo. Allora, perché c'è praticamente serve per semplificare la vita alle compagnie, come si suol dire. Questo algoritmo si chiama dynamic pricing, cioè tariffe dinamiche. Cosa vuol dire? Questo algoritmo controlla fondamentalmente 5 punti: la domanda, l'offerta, la stagionabilità, gli eventi e le strategie della compagnia aerea in quel momento, no? Quindi questo cosa vuol dire? Faccio un esempio banalissimo, che se la compagnia aerea sa che l'aeroporto, dico nomi a caso, l'aeroporto di Catania è gestito solo da una compagnia, quella compagnia che può fare la tratta Milano-Catania, che ha la concessione, non mi veniva il termine, cosa fa? Dice, tanto so che a Natale i siciliani che stanno a Milano devono tornare a casa.
tornano con me, tornano con i treni. Questo è il ragionamento che fanno le compagnie. Ma ragionamento egoista opportunista. Cioè, il senso è che opportunista. Hai detto bene. Queste persone qua che vogliono tornare a casa non ci possono tornare. La compagnia aerea poi nel futuro si fa anche entra. Quello che dici tu è corretto. Qui, tra virgolette, dovrebbe entrare in gioco chi? La tutela dei consumatori, no? Il cosiddetto antitrust, che esatto. Dice, signori miei, non è possibile che, faccio l'esempio massimo, ad aprile per fare Milano-Catania mi chiedete 13 euro e a dicembre il 18, il 16, il 15, quando volete voi, mi chiedete 800 euro. Cioè, una disparità impressionante di prezzo. E questo cosa comporta? Che, come dici tu, molte persone non tornano a casa, perché logicamente chi è che oggi può spendere 800 euro per fare 3 giorni il periodo di Natale sostanzialmente con la famiglia, che è lecito fare, è giusto fare con la famiglia, un diritto, ma per me è un diritto. Caso, in questo caso, come dici tu correttissimo, secondo il mio piccolo punto di vista, visto che gli algoritmi non sono controllati dallo Stato ma sono controllati dalle compagnie aeree, cosa succede? Che lo Stato di ogni nazione dovrebbe fare dei protocolli d'intesa e dire: guarda che un periodo di Natale, se ci sono 2000 passeggeri da Milano a Catania, invece di farli spendere 800 euro spendere andate e ritorno 150 euro. Ma questo perché? Ti spiego anche il motivo. Che questi tipi di protocolli, per esempio, vengono fatti in Germania, sono fatti. Il volo che va da Berlino a Catania allo stesso periodo costa esattamente la metà di quello che costa Milano-Catania allo stesso periodo. Ma perché ci sono dei protocolli d'intesa? Lo Stato entra in competizione. Allora, ti fermo un attimo e vado da Paolo, perché Paolo, insomma, questo tema l'abbiamo anche trattato non in trasmissione, però, insomma, chiacchierando. E allora perché questi protocolli d'intesa non si fanno? Io mi scuso se faccio domande semplici, ma per me è un problema così senza senso. È Natale, è normale che la gente vuole tornare a casa, ma è normale anche la famiglia, quando vede prezzi del genere, dalla Sicilia, dalla Sardegna, chiama e dice non scendere, non puoi scendere. Però diamo il diritto a un Natale in famiglia, questo è importante dirlo. Perché non ci sono questi protocolli d'intesa, Paolo? Difatti questo è un po' il grande problema della nostra politica, no? Non si agisce mai in maniera strutturale su un fenomeno, ma si fanno sempre non dei contentini, si agisce one shot, una tantum, e si crede che il problema sia risolto lì. Questo è un problema abbastanza trasversale che c'è appunto da innumerevoli anni, su cui mai nessuno ha avuto un po' la lungimiranza anche politica di mettersi in gioco, di agire. Sono stati fatti certe volte dei protocolli, sono stati siglati, lo ricordiamo, anche in ritardo, quando ormai le feste erano passate, e non si agisce mai prima, non si va a prevenire appunto il problema. Io, per esempio, questo è un problema che mi tocca da vicino. Io sono originario della Sicilia, dovrò tornare a casa a Natale e già da ora i prezzi appunto sono inavvicinabili. Ed è qui appunto c'è una tematica molto importante, che è quello che è il compito un po' dello Stato, perché mi sembra sia un diritto di ognuno poter tornare a casa almeno per le feste, poter appunto passare le feste insieme, come giusto che sia. Però c'è sempre una tematica molto importante, che è la tematica politica, e che dovrebbe appunto essere molto più presente e intervenire in forma stabile con interventi strutturali, senza appunto bisogno poi di andare ogni anno a cercare una soluzione diversa, con cui si andrà a perdere anche molto più tempo rispetto ai tempi normali, e che poi arriverà in ritardo, come già abbiamo visto. E purtroppo sì, purtroppo è questo, il tempo è terminato, però io veramente faccio un appello, permettiamo alle persone che vogliono tornare a casa di poter tornare a casa senza spendere talvolta metà del proprio stipendio, talvolta tutto il loro stipendio, mi raccomando, facciamo questo appello, speriamo di portare avanti la cosa. Grazie William, ci vediamo prossima settimana. Grazie. Ciao. Ciao Paolo, anche a te prossima settimana, ciao. Grazie, ciao. E ovviamente buona festa dell'Immacolata a entrambi. Vai con il video dedicato ad Amazon e poi rientriamo in studio per lanciare il telegiornale. Siamo qui alla 40ª edizione di ANCI perché Amazon è un motore importante per la crescita economica del paese. Noi siamo, questa cosa si traduce negli investimenti importantissimi che abbiamo fatto in 13 anni di presenza in Italia, quasi 17 miliardi, di cui 4 miliardi soltanto nel 2022. In particolare
vogliamo lavorare per lo sviluppo del paese su tre direttive principali: la digitalizzazione, lo sviluppo delle competenze e la sostenibilità. E per questo crediamo che sia importante essere qui ad ANCI, perché è un luogo di dialogo con i territori, è un luogo di dialogo con le istituzioni, e noi crediamo che soltanto attraverso questa partnership pubblica-privata si possano ottenere obiettivi importanti per il Paese. L'impatto occupazionale di Amazon in Italia è estremamente importante. Ad oggi occupiamo 18.000 persone a tempo indeterminato, di cui 4.000 assunte soltanto nel 2022. E questo non tiene conto dell'impatto indiretto sull'occupazione. Si stima che l'impatto indiretto ammonti a 100.000 posti di lavoro aggiuntivi sviluppati dai nostri partner di vendita e in tutti i settori collegati all'e-commerce, come la logistica per esempio. In poco più di 13 anni Amazon è diventata una delle 20 aziende che occupano più persone in questo paese. Adesso noi andiamo in pausa, ma c'è il telegiornale, poi torneremo perché ovviamente l'area della giornata si chiude, ma si apre quella del ring, del personaggio e dell'ultimo giro. Telegiornale.